C'è gente che ha fatto la finanziaria per andare in vacanza. Io, ma capite il senso di questa cosa? La vacanza è un lusso, un piacere, se c'è soldi la fai, se non c'è soldi prendi un asciugamano, ti butti sotto un albero e ti riposo uguale. Non è che bisogna andare per forza ai Caraibi. Solo che è successo, che ormai siamo tutti vittime di Facebook. C'è la vita di Facebook, no? Come? Sì. Cioè, ormai ce l'abbiamo quasi tutti, anzi c'è gente che ne ha due. Dove fa? Guarda, metto tre pagine. Con uno rompe il cazzo, l'altro tengo gli amici, non rompe i parenti. Su Facebook tutti pubblicano, stavo dicendo, la foto della vacanza esotica, Cuba, Maldive, Caraibi, Ibiza, Sharm el-Sheikh. Uno che non c'ha neanche una foto di una vacanza, vedete che ci mette? La foto della scampagnata, facciamo la grigliata con le salsicce. Sembra uno sfigato. Che poi la gente va indietro di 2-3 anni nel tuo profilo, cazzo, questo è 5 anni che non va in vacanza, guarda, manco una foto, un morto da fame. E ti tocca andare a fare la finanziaria, fare la vacanza esotica, fare le foto e colmare questa lacuna. C'è gente che ha fatto 3 anni di finanziamento per andare 15 giorni a Cuba. Fai 6.000 foto poi, c'è che campare almeno 3 anni, quindi lo mettendo piano piano. Fotografi tutto, il lampadario, asciugamano, il bagnino, l'ombrellone, la sedia, il rubinetto, la mani, qualsiasi cosa incontri, fotografi. Che quando torno dice, com'era Cuba? E cazzo l'ha vista, tutta col cellulare ha fatto. Sarebbe corretto pubblicare anche qualche foto di tua suocera? Dice, che c'è in la suocera? C'è, visto che poi per pagare 3 anni di finanziamento hai mangiato 3 anni a casa della suocera, almeno mettici foto, falla rientrare il pacchetto. Facebook ci sta rovinando, eh? La tragedia della nostra epoca è Facebook, che ce l'hanno venduto come un social network, uno strumento che doveva favorire la socializzazione, la comunicazione, l'interazione tra amici, tra conoscenti, ha avuto l'effetto contrario, ci ha isolati a tutti. Ognuno di noi ha 1500 amici nel telefonino. Poi non c'è un gradino al pomeriggio per andare a prendere il caffè al bar. Se prendi il telefonino devi fare un funerale. L'altra volta ho incontrato uno, cazzo, oggi ho perso 800 amici. Che hanno buttato una bomba. No, ci metto il telefono a mare. C'è una scena che ormai è diventata consuetudine, credo che l'abbiamo vissuta tutti. Si va al ristorante, una tavolata di 10 amici, non si parla più. Arrivi, posa giacca, ti siedi, tiri fuori lo smartphone e ti metti a chattare con quelli dell'altro ristorante. Tu gli manda foto dell'antipasto, l'altro ti manda il primo, tu gli manda il secondo, l'altro ti manda il vino, tu gli manda la frutta, quello ti manda il dolce. Ma perché non sei andato a mangiare con loro invece di rompere i coglioni? Che? Tutta la sera non ti scambia una parola, mangia e chat, non guardi neanche chi sono i commensali. Io l'altra volta mi sono accorto che c'era Mario, un amico mio a tavola, che l'hanno taggato, mica mi ero accorto che stavamo mangiando insieme. Che cazzo c'è Mario? Mario, ti ho visto ora, ti ho taggato, ciao. Tutta la sera non ti scambia una parola, poi torna a casa e stai fino alle 2 di notte a andare al computer a scrivere tutto quello che avresti dovuto dire a tavola. Il filetto era crudo, il vino non era buono, il cameriere era scorto, tutto. Dillo quando era a tavola, almeno ci parliamo, ci guardiamo in faccia, passiamo la serata. L'altra volta al ristorante si era finito il vino, non riuscivo a intercettare un cameriere per ordinare un'altra bottiglia. Fortunatamente c'era un cameriere che conoscevo e gli ho chiesto l'amicizia su Facebook. Appena mi ha accettato ho scritto, può portare una bottiglia di vino a tavolo 4 che è mezz'ora che aspetto. Sono marito e moglie, 20 anni, 30 anni di matrimonio, mangiano insieme, dormono insieme, guardano la TV insieme, fanno colazione insieme, a volte c'è l'attività di famiglia e lavorano pure insieme. Un giorno il marito fa il compleanno e la moglie ormai che fa? Gli fa gli auguri su Facebook. Allora, posso capire che c'è l'amica a Napoli, a Palermo, a Bari, a Venezia, che è distante, un segno d'affetto, gli fa gli auguri. Ma cazzo, stamattina l'ho visto quando sono stato per andare a pisciare, devi rompere il coglione a tutti, buon compleanno amore mio. Se non c'era Facebook gli mandavo un telegramma, che faceva? Ormai ce l'abbiamo, ce lo teniamo. Poi c'è gente che Facebook non lo sa usare. Gli ha aperto il profilo a sorella, il cugino, un amico. Come fai? Ti spiego io. Metta foto, poi ci scrivi tu, è nato, sposato, eccetera. Dov'è? Poi ogni tanto va pubblicando delle cose. Terribili le cose che pubblico gli amici, cose che pubblico tu. Cioè, che cazzo vuoi? Le cose che ti interessano, che vuoi condividere. Allora questo comincia a girare i primi giorni, non capisce un cazzo e vede che tutti pubblicano una roba da mangiare e pubblica oggi filetto a fanculo, oggi panino che è mortadella, va a fanculo, spaghetti al pomodoro e nessuno lo caga. Dopo qualche giorno comincia a prendere coraggio, dice, buongiorno a tutti, convinto che c'è una platea dall'altra parte che aspettava e nessuno lo caga, dice, sarebbe educato rispondere, però cazzo.
Dopo cerchi di stimolare. Cerchi di stimolare e comincia a pubblicare. A busta paga. Fai una pubblica, pubblica a busta paga, vaffanculo. 1400 euro lordi, vaffanculo. Poi comincia a pubblicare a bolletta della luce, all'analisi del sangue, delle urine, a riunione di condominio, a bacheca. Referti mezzi, tutte i cazzatori, multe che ti arrivano a casa, poi pubblica molto, bastardi mi hanno fatto la multa, poi tutte date sensibilmente tutto dentro. Dopo un anno che ha pubblicato questa roba qua, un giorno trovi il post, la gente non si fa i cazzi suoi. Gli ha messo in bocca la tua vita, che cazzo vuoi? Poi Facebook è uno strumento democratico, è bello per questo, dato voce, parola a tutti, anche a chi non c'era bisogno. Che una volta quando non c'era Facebook le opinioni dove si scambiavano. Per gli uomini c'era il bar, per le donne c'era la parrucchiera. Si andava là, si parlava di gossip, di politica, di economia, di sport, di qualsiasi cazzata. Quando al bar arrivava un cretino, che era già stato esaminato diverse volte, quindi eravamo certi che fosse cretino, due andavano a fare una passeggiata, due andavano a comprare le sigarette, due andavano in bagno e il cretino rimaneva isolato. Con chi parlo? Con nessuno. Se il cretino stai zitto. Poi il cretino si apre un profilo Facebook, gli si è aperto un mondo. Cazzo. C'è un mondo lì, mette bocca dappertutto, vai a fanculo, commento tutta. Tra l'altro c'è tempo libero, perché al bar non può parlare con nessuno, quindi c'è solo quello di sfogo. Commenta qualsiasi cosa, sport, politica, medicina, fisica, astronomia, ma qualsiasi argomento, cazzo. Magari c'è la seconda media e secondo me il trapianto di cuore fatto così non funziona. Ma tu che cazzo ne sai? La mia opinione, metta la mia opinione, posso mettere la mia opinione, vai a fanculo. E tu ogni volta che trovi un posto interessante, prima di trovare un commento decente, devi leggere 40 cretini che mettono là, i scichimiche, i torri gemelle, i complotti, tutto, c'è un mondo, i terrapiattisti, c'è un inferno su internet. C'è una categoria di terrapiattisti che ancora sostengono che la terra è piatta. C'è stato verso migliaia di anni di rivoluzione, di decapitazione, di inquisizione della Chiesa, questo ancora, no, la terra è piatta, vaffanculo. C'è delle pagine su YouTube dove fanno le dimostrazioni, c'hanno la bolla a livello da muratore messa all'orizzonte, allora che cazzo, visto che il livello è piatto che si fa è perfetto. Poi tu fai la prova, prendi un pallone e lo metti a terra. Se la terra fosse tonda il pallone da qualche parte va, se sta fermo perché è piatto. Comunque c'è di tutto. Poi è un mondo virtuale, Facebook, stiamo attraversando questi anni di crisi, stringiamo la cinghia, c'è gente che è stata licenziata, aziende che chiudono, gente in cassa integrazione, insomma, stiamo facendo un po' tutti fatica. Vai su Facebook e c'è un'altra Italia, champagne, aragoste, grigliate di pesce, grigliate di carne, ostriche, settimana bianca, settimana a mare, borse firmate, scarpe firmate, oggi mi sono fatto un regalo, oggi compro questo, il mio amore mi ha fatto trovare questo sul conto. Quello va a guardare, cazzo, vuoi dire che l'unico stronzo del stato di qua sono io? Stai tranquillo che è tutto finto. Io ho visto gente al ristorante che ordina l'insalata, due tavoli dopo c'è uno che ha preso la grigliata di pesce. Posso fare una foto un attimo? Fai la foto, oggi grigliata di pesce, va a fare un culo. Cazzo sa che l'ha mangiata. C'è gente che prende una grigliata una volta l'anno e ci fa 18 foto e le pubblicano ogni tanto. Fa la prima foto, ora metti tutte le triglie da questa parte e le cozze da tutta la giornata, che faccio una... gira il piatto così, metti la bottiglia dietro che fai una... Poi ora una di qua, metti il polpo tutto davanti e poi e poi non ho capito perché questi che pubblicano queste pietanze strepitose su Facebook non pubblicano, pubblicano solo quando mangiano bene. Cioè, in un mese tu mangi una grigliata di pesce e pubblica la grigliata di pesce, gli altri 20, 29 giorni che ha mangiato il panino con la carne mondana, perché non metta foto? Oggi panino con carne montana. Si mette solo la foto di quando si vince. Io conosco uno che gira in discoteca già da 3 anni con una bottiglia di champagne vuota che ha recuperato a qualche festa e la tengono in borsa per fare la foto. Ci facciamo una foto, ci prende la bottiglia. C'è il tavolo vicino, dice, ma la presto facciamo una foto per noi, prego. Poi uno va a guardare, cazzo, tutti bevono champagne. È la stessa bottiglia che gira da 3 anni. Ah, comunque. Ma dobbiamo convivere con questa cosa. L'altra sera sono uscito a fare una passeggiata, dopo mezz'ora torno a casa, c'era mia moglie che mi aspettava,
Pensavo, ho detto, hai comprato il pane? No, dovete comprare il pane. Ma c'è, te l'ho scritto su Facebook. Beh, a me mi è toccato celare con i cristiani, che c'erano 1500 amici che c'erano, che pane mangi, a mafalda, a baguette, integrale, ma andate a fanculo tutto, va, staccate la spina.